Market Star, il nostro appuntamento mensile sulle fonti TV in collaborazione con Morningstar Italy per fare un po' il punto della situazione, in questo caso di come è iniziato l'anno, naturalmente con l'occhio degli investitori, cosa si sta guardando, cosa si sta prediligendo per un portafoglio di investimento, quali sono le incertezze che ancora si respirano e quindi di conseguenza i timori che gli investitori hanno. Se volessimo tradurlo in una parola, insomma, il sentiment di questo inizio anno 2022. Io saluto Marco Caprotti, editor Morningstar Italy, che è con me per questa puntata. Marco, bentrovato. Buongiorno a voi che ci segue. Buongiorno Marco. Allora, ho detto bene, andiamo ad analizzare un po' il sentiment di questo inizio anno. È presto sicuramente per fare un bilancio, però sicuramente possiamo, insomma, toccare più punti per capire un po' come gli investitori stanno guardando il 2022, corretto? Sì, possiamo partire da quello che è successo, insomma, l'anno scorso, sul finale dell'anno scorso, per dare qualche indicazione, per quello che sta arrivando sostanzialmente. Ok, eccoti qui, sei comparso, avevi una. Probabilmente stavi già andando a trovare le notizie da segnalarci. Allora, io direi, Marco, ecco, ti chiedo un'altra cosa un po' generale, poi andiamo ad analizzare punto per punto. Sostanzialmente mi pare che l'anno sia iniziato un po' come abbiamo chiuso l'anno precedente, giusto? Con, diciamo, un po' le stesse incertezze che abbiamo respirato nel 2021. Sì, anche perché insomma era improbabile che le cose si risolvessero, diciamo così, a cavallo della fine d'anno, anche perché comunque i temi che si sono proposti, diciamo, dalla seconda metà dell'anno scorso sono poi quelli su cui stanno ragionando gli investitori, anche i professionisti, insomma, perché insomma si tratta di elementi pesanti in qualche modo, quindi Certo. non potevano esaurirsi con la fine dell'anno. Allora Marco, partiamo dal discorso dei fondi e per parlare di fondi, naturalmente, visto che lo abbiamo detto poco fa in apertura, insomma, adesso è presto per fare un bilancio del 2022, quello tra un poco lo analizziamo un po' in prospettiva, però torniamo nel 2021, parliamo di fondi e cerchiamo di capire chi ha vinto e chi ha perso, questo lo possiamo dire. Sì, allora, fra diciamo le categorie Morningstar, noi ragioniamo in termini di categorie Morningstar, quelle che si sono comportate meglio, diciamo così, sono state quelle del real estate americano, i mercati privati e gli energetici. Per quanto riguarda il real estate, diciamo, il successo è dovuto principalmente alla forte domanda di abitazioni che si è registrata negli Stati Uniti, nel corso dell'anno. C'è stato il boom dei mercati privati, in questo senso parliamo di società che operano sui mercati privati, ma che sono quotate, che sono all'interno, diciamo così, dei fondi di investimento. Qui non è stata poi una grandissima sorpresa, nel senso che già nel 2019 e nel 2020 questo segmento si era comportato bene. Questo perché sempre più società pubbliche e private si rivolgono ai mercati privati, alle società diciamo così, venture capital, private equity, eccetera, per cercare finanziamenti. Per quanto riguarda l'energy, diciamo, non sorprende nessuno, considerando anche, insomma, i prezzi che stanno raggiungendo, lo sappiamo e lo vediamo nelle nostre bollette. Tutti i mesi, i prezzi che stanno raggiungendo, insomma, le commodity legate all'energia. Per quanto riguarda, diciamo così, i peggiori, direi che il peggiore in assoluto, in qualche modo, è stata la Cina, che in qualche modo ha pagato quelli che potremmo definire degli scandali, in qualche modo, finanziari. E poi, insomma, c'è in qualche modo un ritracciamento dovuto anche alla forte corsa che ha fatto negli anni passati, quindi insomma un rallentamento era in qualche modo anche prevedibile. Marco, ecco, verrebbe spontaneo pensare una cosa, restando sempre su questo argomento, che proprio perché arriviamo da un anno sicuramente molto particolare, insomma, in cui qualche equilibrio è saltato, anche in positivo, nel senso che abbiamo visto performance assolutamente stellari dei mercati, eccetera, però non bisogna, insomma, farsi ingannare, no? Da quello che può succedere come quello che è successo nel 2021. Cioè, non bisogna subito saltare sul carro dei vincitori, perché potrebbero essere poi assolutamente perdenti subito dopo, è un po' questo che bisogna tenere a mente forse in questa fase di mercato? Sicuramente c'è anche questo elemento. Non fosse altro che, diciamo, in qualche modo, i rendimenti passati non sono mai una garanzia o una promessa per i rendimenti futuri.
In questo senso potrebbe essere interessante l'esempio di una società inglese, si chiama Leverage Share, che ha lanciato degli ETP per puntare pro o contro a Ark Innovation, che è quello strumento che nel corso del 2020, soprattutto anche una parte del 2021, è valsato agli onori delle cronache. Per le performance stellari che aveva registrato puntando sui grandi temi secolari, l'invecchiamento della popolazione piuttosto che i grandi temi legati alla tecnologia. Sono stati lanciati degli ETP per in qualche modo scommettere pro o contro questo tipo di strumento, però secondo noi, secondo le nostre analisi, in qualche modo saltare sul carro dei vincitori è sempre diciamo così, un esercizio pericoloso. Nel caso di Ark, per esempio, proprio per stare su questo esempio un pochino più insomma, famoso, andando bene a vedere come si sono comportati, come si è comportato Ark, come quanto hanno guadagnato gli investitori, ci rendiamo conto che al netto commissioni, momento giusto di entrare, momento sbagliato per uscire, eccetera, gli investitori alla fine hanno portato a casa molto meno di quello che speravano. Questo a dire appunto che bisogna sempre stare molto attenti, che non è tutto oro quello che luccica in borsa, quando ci sono insomma performance stellari, questo in qualche modo dovrebbe far accendere un campanello d'allarme, cosa che la finanza comportamentale insegna non sempre accade, insomma. Anche perché in questo momento poi, permettimi la battuta, nemmeno l'oro sta così brillando tanto, insomma, diciamo che è un po' bloccato lì e probabilmente gli investitori sono anche bloccati da quel punto di vista. Senti, altro argomento, Marco, su questo ho molta curiosità. L'affare tutto nostro interno, cioè quello dell'elezione del Presidente della Repubblica, andrà a incidere sul comportamento degli investitori? Cioè, o meglio, possiamo anche rigirare la domanda, bisogna tenere conto di quello che potrà succedere con questa elezione? Ma quello che stiamo registrando, diciamo così, è che c'è sicuramente una certa preoccupazione da parte degli investitori, da parte del mercato, per quello che potrà succedere, con le elezioni. La questione, lo leggiamo anche sui giornali quotidianamente, ruota un po' intorno a Draghi. L'andamento Questo per delle diversi motivi. Primo occupazioni perché ci sarebbe, se nel caso fosse eletto, un emerge passaggio diretto da Palazzo Chigi al Quirinale ed è un che elemento il confronto tra i con il partiti quale nessuno ha mai avuto a che fare, sarebbe la prima dà volta nella vita storia. in Parlamento a una maggioranza Draghi al e Quirinale non governo aprirebbe una serie di in una scenari che per gli maggioranza. investitori sarebbero in qualche modo Fatto preferito preoccupanti. per varie Più che forme altro di per la formazione di un nuovo governo che dovrebbe portare successivo avanti, insomma, per il nostro i paese progetti e le aspettative legate determinerebbe al piano di un'immensa resilienza confusione. nazionale. Per cui sicuramente Le c'è attese preoccupazione, possono sicuramente essere seguiranno quello che accadrà. dei Il contrasti fatto che si possa o meno di andare a nuove competenze, elezioni nel caso Draghi dovesse andare a Palazzo Chigi, scadenze scusa, al Quirinale, importanti non preoccupa più termine di tanto, nel senso che gli dell'Unione operatori Europea. sono abituati al fatto che abbiamo una certa familiarità Unirsi nelle con le tensioni elezioni, le elezioni internazionali, anticipate. in Bisogna aree vedere poi come eventualmente da queste l'Italia, elezioni che cosa potrebbe venire vedono fuori con in termini di urgenza governo, che tipo che si di governo, sviluppi un governo solido, un governo traballante, insomma, tutta una serie di positivamente preoccupazioni e quali confronto con mercati l'ETP stanno guardando nel per caso raggiungere appunto Draghi quell'obiettivo. dovesse Io diventare voglio il avere un Presidente della governo. Repubblica. Quindi No, sicuramente c'è infatti. attenzione, insomma. Infatti l'incertezza non è legata come dire, Dipenderò. alle elezioni in sé, no? In modo indiretto su quello che potrebbe succedere se fosse Draghi il Presidente della Repubblica. Al di là del fatto che poi, vabbè, finché non salta fuori il nome, c'è sempre un po' tutto fermo, no? Perché chiaramente il Parlamento è impegnato. Diciamo, dal punto di vista dei mercati, il vantaggio di Draghi al Presidente della Repubblica sarebbe in termini di moral suasion Quello che potrebbe fare nei confronti del governo. confermi. Bisogna vedere In appunto che però con modo che tipo di governo si avrà a che fare, se la maggioranza resterà la stessa, se ci sarà una nuova maggioranza, se ci saranno nuove elezioni. Insomma, sono quella tutte delle questioni che elezioni. pendono e che creano un po' di incertezza. Esatto. Allora, aspettiamo, insomma, tra un po', capiremo un po' quello che potrà succedere. Torniamo su un tema, insomma, Marco, che non solo ci portiamo appresso da un po' di mesi, ma che ci porteremo appresso per un po' di mesi. Scusate la ripetizione, quello dell'inflazione, chiaramente legato alle mosse della Fed nei prossimi mesi. Quindi cosa farà
davvero la Fed, la Banca Centrale Americana, a vostro parere, nei prossimi mesi, a partire dal fatto che ormai l'abbiamo capito tutti, ma l'avevamo già capito, l'inflazione non è certo transitoria. In America siamo al 7%, insomma, e comunque si vede, la corsa continua. Quindi la Fed dovrà assolutamente intervenire. Come, secondo voi? Allora, appunto, qui bisogna intendersi poi sulla definizione di transitorio, perché appunto molti dicono che è ancora transitoria, per altri invece è un elemento con cui bisognerà fare i conti a lungo. Per quanto riguarda la Fed, diciamo così, ha anticipato che farà almeno tre rialzi del costo del denaro nel corso del 2022. Per cui assolutamente prendiamo per buona l'indicazione che è arrivata dalla Banca Centrale Americana. Ci sono però delle questioni con cui bisognerà probabilmente forse fare i conti, insomma. Una è la variante Omicron, nel senso la Federal Reserve sta ragionando sul fatto che i dati macro sono buoni, l'economia corre, l'inflazione a causa di questo cresce, quindi bisognerà agire sul costo del denaro. La variante Omicron, appunto, è una variante anche per i mercati, nel senso che se dovesse essere più severa di quello che sembra in questo momento, o dovesse venire fuori una nuova variante più preoccupante di Omicron, allora a quel punto l'economia americana potrebbe non girare più come sta girando adesso, e a questo punto può essere che la Fed riveda un po' i suoi piani e magari aspetti per quanto riguarda il rialzo del costo del denaro. Quindi diciamo, l'elemento fondamentale continua a rimanere la pandemia e gli sviluppi della pandemia. La Fed ha promesso almeno tre rialzi, vedremo i dati macro che cosa ci diranno poi nei prossimi mesi. Ecco, la Fed si deve muovere però tra altri aspetti, ovviamente, non solo quello dell'inflazione. Powell ha sempre, insomma, rassicurato i mercati in passato che avrebbe monitorato i dati sul lavoro, quindi la disoccupazione, che adesso si è un po', come dire, calmata, no? Diciamo che la situazione è sicuramente meglio rispetto a un po' di tempo fa. La disoccupazione, cioè, continua a scendere. Questo aspetto come verrà valutato secondo te? Andrà a influire su poi alcune decisioni della Banca L'aspetto Centrale? dell'occupazione è uno dei due mandati, diciamo in qualche modo, che ha la Fed, nel senso la Fed ha il doppio mandato di controllare, diciamo così, l'inflazione e di mettere in campo, diciamo, tutto quello che può fare per far diminuire la disoccupazione. Per cui sicuramente è un elemento che terrà in considerazione. Non ci aspettiamo, nessuno si aspetta poi mosse a sorpresa da parte della Fed. Insomma, la Federal Reserve ci ha abituato negli anni scorsi, anche con altre, diciamo così, gestioni, in qualche modo telefona sempre quelle che saranno le sue mosse, soprattutto se sono in qualche modo inattese dal mercato. Per cui i dati macro e quello dell'occupazione saranno sicuramente monitorati. Appunto, si torna al problema, al discorso variante Omicron, varianti del Covid in generale, se dovessero incidere in qualche modo sulla domanda, insomma, comunque sull'andamento dell'economia, forse la Fed rivedrebbe i suoi piani, insomma. E adesso analizziamo un altro tipo di geografia degli investitori, definiamola così, Marco. Abbiamo parlato, se non ricordo male, anche nella scorsa puntata della Cina, quindi come dire, del posizionamento degli investitori rispetto a appunto, investimenti collegati alla Cina. Come siamo messi? Qual è il bilancio che possiamo fare? Ah sì, la Cina promette o rischia, a seconda dei punti di vista, di essere un tema con cui si faranno i conti anche nel corso di quest'anno, insomma, probabilmente anche dei prossimi anni. Anche perché, per esempio, c'è uno studio di Banca d'Italia che peraltro ha utilizzato i nostri dati, che mostra come molti flussi da parte degli investitori stiano andando su strumenti dedicati alla Cina, anche perché la Cina sta aumentando sempre di più il peso all'interno dei benchmark dedicati soprattutto ai mercati emergenti. Questo però porta una serie di problemi. Grosso è quello di un'eccessiva concentrazione degli strumenti dedicati ai mercati emergenti sulla Cina. In questo momento abbiamo visto che non sta andando molto bene. In generale, i portafogli troppo concentrati a livello geografico o a livello settoriale possono rappresentare sempre un problema, insomma, perché rischiano di condizionare eccessivamente un portafoglio.
quanto diversificato, insomma. Il problema della Cina, tra l'altro, è che qualsiasi tipo di notizia macro o riguardo alla guerra commerciale con gli Stati Uniti o con altre regioni, insomma, rischia di influenzare decisamente l'andamento del mercato azionario cinese e quindi degli strumenti che hanno troppa Cina in portafoglio, sostanzialmente. Per cui, diciamo, questi strumenti vanno sempre, a parte il caso della Cina in generale, approcciati con una certa cautela, perché possono dare rendimenti, una spinta importante ai rendimenti se le cose vanno male, al contrario, possono appesantire molto, molto, molto i portafogli se le cose dovessero andare male. Nel caso Insomma, della Cina ci sono buone probabilità che le cose non vadano benissimo, mettiamola così. ancora di più in questo caso bisogna essere in grado di bilanciare bene, insomma, stando particolarmente attenti, Sì, no? il mantra è sempre lo stesso: diversificazione, diversificazione, diversificazione. Soprattutto in un momento, insomma, di incertezze come questo, vale ancora di più, insomma. Di avere troppa Cina in portafoglio, in realtà il troppo, la parola troppo vale per tutto, cioè in portafoglio non bisogna avere troppo di niente, perché Sì, altrimenti. questo vale anche per gli Stati Uniti, vale per Certo, l'Italia, vale per i tecnologici, esatto. vale per gli industriali. In questo caso, a maggior ragione sulla Cina, proprio perché, insomma, non è in uno stato di forma tonico, No, mettiamola così. assolutamente. Diciamo che vorrei concludere con te, Marco, questa puntata ritornando, o meglio, non, cioè, arrivando, perché poi è il punto di approdo, secondo me, non a caso ho lasciato per ultimo questo aspetto all'Europa, perché abbiamo parlato un po' dell'America, abbiamo parlato della Cina, ovviamente abbiamo parlato delle tendenze in generale, e parliamo dell'Europa legando il tema delle banche del vecchio continente con le questioni di cui peraltro abbiamo già parlato lungo questa puntata, cioè la questione dei tassi di interesse e la variante Omicron che ancora, insomma, sta tenendo un po' col fiato sospeso tutti. Questi due aspetti credo saranno determinanti per il futuro degli istituti di credito europeo, e così è perché. Sì, le banche sono, diciamo così, un aspetto interessante, le banche europee. Tra l'altro, c'è questa società che si occupa in qualche modo di gestione di analisi di portafoglio, che si chiama Morningstar Investment Management. In portafoglio loro hanno banche europee. Viene considerato un segmento interessante, è un segmento che anche qui, in questo caso, abbiamo detto anche prima, cautela è la parola che forse stiamo dicendo più spesso anche in questa puntata, bisogna fare una certa attenzione. Le valutazioni sono sicuramente salite, rispetto ai cali registrati a marzo 2020. C'è la questione dei tassi di interesse. La BCE, a differenza della Federal Reserve, non sembra così propensa a muoversi sui tassi di interesse. I tassi di interesse bassi, per le banche sono un problema, perché poi alla fine incidono sulla redditività, degli istituti. Per cui sono sicuramente un segmento in salute, lo chiamano così, sono sicuramente un segmento che va seguito con interesse. Meglio orientarsi, diciamo così, su quegli istituti, e in Europa ce ne sono, che sono di qualità, sempre però, utilizzando la prudenza, insomma. In questo Certo. periodo è proprio la prudenza, l'elemento con cui bisognerà fare i conti, insomma, mu muoversi in quel senso. No, esatto. Quindi ancora di più, insomma, Marco, potremmo aggiungere, oltre alla prudenza, alla cautela che abbiamo usato spesso anche in questa puntata, ma insomma era ovvio, c'è il tema anche della flessibilità legata, no, alla scelta degli investimenti, che anche questo vale sempre, cioè creare ovviamente un portafoglio sulle esigenze personali, però poi essere pronti. Visto che ci abbiamo avuto la prova, insomma, in questi ultimi 2 anni di quanto può essere mutevole la situazione, insomma, che non possiamo Quello controllare da soli, la sicuramente, flessibilità. però in qualche modo senza farsi prendere dal Ah no, panico, e senza esagerare. l'ansia dobbiamo sempre lasciarla da parte, assolutamente, se no non Lo so, facciamo niente. Non è facile, però insomma non è facile. bisogna No, lavorare su questo. bisogna sempre ragionare, almeno secondo noi bisogna sempre ragionare nel lungo periodo, insomma. Le notizie del momento, le notizie calde, tendono poi a sgonfiarsi.
una strategia di lungo periodo, alla fine l'hanno dimostrato diverse analisi nostre, ma anche di, insomma, di altre società, di altri analisti, dimostrano che un portafoglio ben diversificato, che ha un obiettivo di lungo termine, alla fine porta, diciamo, tendenzialmente ai risultati sperati. Muovere troppo un portafoglio sulla base delle notizie del momento è. Rischia di essere controproducente in termini poi di risultato finale, senza contare che rischia anche di essere costoso al momento, perché insomma un turnover di portafoglio, far entrare e uscire i titoli da un portafoglio, ha poi un costo immediato con cui bisogna fare i conti. Ecco, Quindi, i giustissimo. consigli alla fine sono sempre i soliti: prudenza, diversificazione e obiettivi di lungo termine. D'accordo, allora l'appuntamento come sapete con Market Stare ogni mese su le fonti TV in collaborazione con Morningstar Italy, sempre tanti spunti, naturalmente Morningstar vi aspetta, insomma Marco e il resto del team per ulteriori approfondimenti su questi temi e naturalmente noi Marco con voi ci vediamo il mese prossimo, insomma per andare avanti con l'analisi di questo 2022. Grazie mille per la Assolutamente. collaborazione, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata.